egoismo che incoscienza. Roma non è immune dal coronavirus. Anzi, l'Istituto Superiore di Sanità avverte: Roma a rischio come Milano. Stavolta siamo avvisati, bisogna agire subito. Non ci sono rumori. Sono le 5 del pomeriggio, siamo in via Colla di Rienzo, nei bar soltanto ragazzini. Ma mi stanno dicendo in tutti i modi di stare a casa. Lo so. E vi prendete il caffè tra amici qua? Lo so, pure perché cioè, se fosse così nemmeno dovrei andare a lavorare. Invece a lavorare ci vado, una volta che non lavoro un caffettino me lo prendo, diciamo, ecco. Riesco a malarmi per piacere che a malarmi vanno a lavorare. Non è il caso di evitare di prenderlo questo caffè al bar, di fare una piccola rinuncia per se stessi e per gli altri? Sì, quello sì, però fino a da destinarsi. Cioè uno non si può manco chiudere a casa, cioè tanto se devi morire muori uguale. Bisognerebbe evitare se è possibile, però il problema è che non lo fa nessuno. O chiudi tutto o non chiudi niente. Se le regole non vengono rispettate... La distanza, io devo sempre lavorare. Come la distanza minima di un metro tra le persone, i gestori rischiano persino la sospensione dell'attività. Tavoli, uno sì, uno no, abbiamo messo riservato in modo che manteniamo le distanze e poi se entrano 10 persone insieme è dura perché non è che posso cacciarli. È anche il cittadino che dovrebbe tutelarsi da solo e dire devo stare a un metro perché io non posso far vigile urbano, questo è sicuro, no? Sono le 17.30, siamo in via del Corso, i negozi sono tutti deserti, ma a un certo punto, guardate. Ah, on est trop pour la distanza, d'accord. Pour le coronavirus. Je ne comprends pas. J'ai compris le coronavirus. Nei negozi c'è un po' di affollamento, ma sono per lo più turisti che non conoscono le norme. O se ne fregano. Infatti, eccola rientrare. Signora, deve dire allo Stato che se fa chiudere tutti ci fanno una cortesia. Di persone in giro sempre meno. Così vado a prendere la metropolitana. Eppure anche qui sembra che il metro di distanza sia un'opzione. Quando tanto gente, come un metro avanti. Mi sposto a San Giovanni e in un bar incontro loro due. Io esco da casa adesso. Lei ha lavorato in smart work, io ho proprio l'ufficio chiuso e lavoro col telefonino e chiaramente alle 18.30 abbiamo detto andiamoci a prendere una cioccolata o prendiamoci questo rischio, tra non virgolette. Non incontreremo nessuno, però... sicuramente. Dobbiamo fare tutti quanti delle rinunce. Bella rinuncia l'ho fatta, quasi 2 giorni in casa. Facciamo altro che lavare i piatti, mangiare, televisione, divano, letto, sedia. Se vedevo caos non entravo. E l'ora dell'aperitivo e Ponte Milvio si presenta così. Come puoi vedere i tavoli sono apparecchiati, alcuni non sono apparecchiati perché non sono utilizzabili in quanto non rispettano la distanza con gli altri tavoli. Quelli apparecchiati sono messi in diagonale per poter rispettare la distanza di sicurezza che è quella di un metro. Inutili perché poi non viene nessuno. Facciamo prima a tirare giù la serranda e andare tutti a casa direttamente. Io sono passato qua, ho visto che era vuoto. Dai, un aperitivo si può fare, dai. Cioè, secondo me c'è una certa incoscienza del problema. Più egoismo che incoscienza. Magari uno si avverte il pericolo, però comunque dice ma perché proprio io sono quello che deve sopportare queste limitazioni. Però è anche difficile cambiare l'abitudine. Il problema è quello, no? Poi mancano i posti letto, uno fa un incidente in auto, non può andare in terapia intensiva e vittima da coronavirus. Faccio come se niente fosse. Poi è figo che se tossisci alle poste sei il primo della fila. L'altro giorno sono andata da mia madre, ciao mamma, un bacino e le volevo dare, ma ho detto non mi toccare.